da un giocatore di esperienza e da una persona molto sincera. Io, al di là della partita persa, non mi fascerei tanto la testa. E più di così, davvero, visti anche quello che è successo, gli infortuni, per come è andata la partita, non si poteva fare. Ah, sicuramente si può sempre fare di più, però mi dispiace il risultato, sicuramente, perché la prestazione dal mio punto di vista c'è stata, abbiamo creato tanto. Loro hanno creato due palle gol per i nostri errori, è questo che dobbiamo migliorare. Mi dispiace perché volevamo dare continuità ai risultati dopo due partite importanti che avevamo fatto e non abbiamo sconfitto in casa, questo ci deve servire solo di conforto per poi confrontare le prossime partite. Noi sappiamo che il nostro percorso sarà molto difficile, molto in salita. Attualmente c'è già stato il cambio di allenatore, quindi siamo tra qualche settimana, siamo già a dicembre, non dobbiamo perdere tempo e la strada non so se è quella giusta, però dobbiamo solo cercare di migliorare in allenamento, stare tutti uniti e prendere quello di buono che abbiamo fatto oggi. Ecco, l'avevate detto, insomma, anche dopo la vittoria di Ascoli, tranquilli, c'è da lavorare, un po' aumentato l'entusiasmo, adesso partiamo praticamente dalla linea lì, tutto da rifare. No, questo è normale che qualcuno storcerà il naso e questo qui fa parte del nostro sport, del nostro lavoro. Quindi noi dobbiamo cercare sempre di portare a casa il risultato, non bene né male. Oggi abbiamo creato tanto e poi siamo rimasti in 10 dove abbiamo provato a fare bene il maggio finale, dove visto che giocavano solo sulle seconde palle, sulla palla lunga e noi abbiamo cercato di creare più soluzioni, di aprirgli le loro maglie, però non siamo riusciti a creare, diciamo, occasioni oppure essere più cinici davanti alla porta, volte per mancanza nostra, per sfortuna, per tutti i fattori che ci sono. Noi adesso non dobbiamo trovare armi né sull'arbitro né sull'espulsione, dobbiamo pensare solo che abbiamo fatto degli errori e analizzare quelli e partire lunedì da anche le cose buone che abbiamo fatto e continuare il nostro percorso che sapevamo e sappiamo ancora che sarà molto 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 duro. Vabbè, l'espulsione comunque aveva protestato, anche un rosso diretto, immagino che sia volato qualche protesta. Sì, io ho chiesto più volte all'arbitro cosa gli avesse detto Capello, ma non me l'ha detto e io lì ho sentito solo l'ultima parte che gli ha detto, non mi ha dato tre calci d'angoli che nel primo tempo erano lampanti e poi non so cosa gli abbia detto perché non ho avuto l'occasione di parlare con Ale e magari in settimana affronteremo questo discorso. La verità è che andremo a Cosenza senza di lui, però noi sappiamo che dobbiamo stare uniti, lavorare con il ministro, con lo staff nuovo, perché altro non si può fare. Ecco, senza però trovare alibi, però ti trovi una partita dove giocare Trevisan ha la febbre, non gioca. Gioca Contessa, dopo due minuti deve uscire, poi anche un Ravanelli, insomma, è stato veramente una dietro l'altra. Ma in questo momento gli infortuni ci stanno penalizzando, perché abbiamo perso diversi giocatori nell'ultima settimana, anche la settimana della sosta, dove magari dovevi mettere benzina, lavorare tutti insieme, stare uniti. Questo non è stato così, quindi noi in questo momento ci penalizzano gli infortuni e gli episodi. Abbiamo fatto un'ottima prestazione ad Ascoli, commettendo sicuramente degli errori anche là, però in settimana li abbiamo analizzati, c'è stata la settimana della sosta. Come vuoi per caso, dopo Venezia, la sosta c'è sempre penalizzato e in questo caso parte degli infortuni. E anche oggi abbiamo perso due giocatori, il terzo per espulsione, andremo a Cosenza cercando di provare a recuperare qualcuno che poi abbiamo perso per strada l'ultima settimana. Questo è fondamentale. Va bene, grazie. Clonate Pulzetti perché davvero ha fatto una partita di grande corsa anche oggi, non so come faccio, ma gli faccio i complimenti, grazie. Se ti può essere, cioè così, almeno un complimento.